Pronti a partire? L'anestesia, tutto quello che c'è da sapere per aiutare i vostri bambini a viverla nel modo migliore. L'anestesia è un trattamento farmacologico utilizzato per eliminare il dolore durante un intervento chirurgico o una procedura dolorosa. Esistono tre tipi di anestesia. L'anestesia generale, in cui il bambino viene profondamente addormentato. La sedazione analgesia, in cui è addormentato solo superficialmente, ma non sente dolore. L'anestesia loco-regionale, in cui viene anestetizzata solo una parte del corpo. Di solito nel bambino, questa viene associata ad una delle precedenti. L'anestesista come il pilota di un aereo. Dalla partenza, ovvero la visita anestesiologica, fino all'arrivo, la dimissione, conduce il bambino in sicurezza per tutto il viaggio. Pronti a partire? L'importanza della visita anestesiologica. Il viaggio comincia con la visita anestesiologica, in occasione della quale si controllano le condizioni di salute del bambino e si sceglie il tipo di anestesia più adatto. Come i passeggeri di un aereo si lasciano condurre dal pilota, così i genitori affidano il bambino alle mani esperte dell'anestesista, a cui potranno chiedere qualsiasi informazione relativa al viaggio. Inoltre, per poter procedere, è necessario che i genitori firmino un consenso scritto all'anestesia proposta, il cosiddetto consenso informato, che contiene una breve descrizione di effetti, benefici e rischi che l'anestesia proposta offre. Il digiuno preoperatorio. È importante seguire le indicazioni sul digiuno preoperatorio che verranno date. I bambini non potranno quindi né bere né mangiare per un tempo che va da un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 8, in base al tipo di alimento. Al check-in, gli ultimi controlli prima dell'intervento. Il giorno dell'intervento, l'anestesista farà una seconda valutazione delle condizioni del bambino. È bene sapere che a volte l'intervento deve essere eseguito anche se le condizioni del paziente non sono ottimali, come nel caso in cui un rinvio potrebbe far peggiorare la situazione attuale. L'anestesista valuterà se è opportuno procedere o rimandare. Il decollo comincia la vera e propria anestesia. Nella fase di decollo, il bambino viene portato in sala operatoria e si procede ad indurre l'anestesia vera e propria, generalmente facendo respirare dei vapori anestetici attraverso una maschera posta sul viso. In altri casi, l'induzione avverrà iniettando un farmaco anestetico attraverso un ago inserito in una vena. In questo caso, quando possibile, si applica precedentemente una crema anestetica per eliminare il dolore della puntura. La fase di volo. Cosa succede mentre il bambino dorme? Non appena il bambino si addormenta, l'anestesista dispone quanto necessario per il controllo costante del suo stato di salute. Durante tutto il tempo dell'intervento, l'anestesista è sempre accanto al bambino e si prende cura di lui. Allacciate le cinture, si atterra. La fase del risveglio. Al termine dell'intervento chirurgico, viene ridotta e poi sospesa l'anestesia e inizia la fase del risveglio. Dopo un breve tempo di osservazione, il bambino viene trasferito nella recovery room. In questa fase si tengono sotto controllo le condizioni del bambino e, se necessario, vengono somministrati i farmaci idonei a controllare gli eventuali sintomi spiacevoli, come il dolore o la nausea. Quando le condizioni generali sono soddisfacenti e stabili, il medico anestesista trasferisce il bambino nel reparto di degenza dove lo attendono i suoi genitori. In alcuni casi, questa fase di osservazione avviene in sala operatoria e, sempre in assoluta sicurezza, il bambino viene trasferito direttamente al reparto. La gestione del dolore. Durante tutto il viaggio, il bambino sicuramente non sentirà dolore. Ma questo sintomo potrebbe comparire dopo l'intervento, per questo vengono praticate di norma delle specifiche terapie per il dolore post-operatorio. Ciò nonostante, è necessario prestare attenzione ad un'eventuale sua manifestazione per poter provvedere tempestivamente. I bambini, come gli adulti, percepiscono dolore, ma possono avere difficoltà nell'esprimere la propria sofferenza. Per questo motivo sono state realizzate delle scale di misurazione del dolore specifiche per l'età pediatrica. Questi strumenti, che differiscono a seconda dell'età del bambino, consentono di misurare il dolore e di assegnargli un punteggio. Questo sarà utile per verificare l'efficacia della terapia e somministrare altre dosi di analgesici. La gestione del dolore è più efficace se si associa alla terapia farmacologica, quella non farmacologica. Questa utilizza, ad esempio, metodi fisici, come accarezzare e cullare il bimbo, o tecniche di distrazione, bolle di sapone, cartoni animati, storytelling.
Ricapitolando, è importante ricordare che prevenire e alleviare il dolore nei bambini è possibile e va sempre fatto. Bisogna sempre combattere il cosiddetto dolore inutile, come quello che deriva da procedure dolorose causato ad esempio da prelievi o iniezioni. Il supporto dei genitori può essere di grande aiuto per interpretare i segnali di disagio o di sofferenza. Esistono scale per la misura del dolore nei bambini che consentono a medici e infermieri di misurare il dolore regolarmente. Farmaci appropriati e tecniche di distrazione e rilassamento sono un mix perfetto per curare il dolore nei bimbi.